Ciao a tutti e a tutte e benvenute nel mio angolo creativo. Visto che ci stiamo avvicinando ad Halloween, ho pensato di realizzare, visto che l'anno scorso abbiamo fatto i pipistrelli, che erano bellissimi, diciamocelo, vederli svolazzare negli angoli di casa o in un negozio o in un locale o ovunque voi siate, è una cosa molto carina. Poi, visto che siamo ad Halloween, ho pensato a un altro soggetto che ovviamente potrete decidere di appendere al muro così o farlo scendere con una cordicella o ancora attaccarlo ad una ragnatela che potete realizzare semplicemente con della colla a caldo facendo tanti. In un foglio di carta forno fate tante strisce e poi le mettete come preferite voi. Fate un raggruppamento di corde di ragnatela e ci attaccate al ragno. Beh, insomma, poi decidete voi, potete anche farlo con il tessuto, una tenda rovinata, fare dei buchi in una tenda di una zanzariera di quelle morbide con i buchi e ce l'attaccate. Beh, insomma, fate un po' quello che volete. È Halloween ed è una specie, diciamo così, di carnevale, perciò tutto è consentito. E torniamo al lavoro che ho deciso di realizzare con voi oggi, che è appunto questo ragnetto con i suoi quattro occhietti. Allora, per realizzarlo ci servirà un po' di materiale, ma in linea di massima, come al solito, è materiale economico o da riciclo. Ci servirà innanzitutto la colla a caldo, che senza quella non faremo niente, poco ma sicuro. Una forbice per il tessuto, un taglierino per formare, se così vogliamo dire, il nostro polistirolo e ovviamente il polistirolo. Un cuoricino che ovviamente proporzionerete in base alle palline che acquisterete. Una pallina piccola, più o meno 4 cm, sempre di polistirolo, e una pallina più grande, che sarà di 6. Come vedete la differenza c'è. Ci servirà ovviamente un po' di tubi di colla, se no non andiamo da nessuna parte. Un punteruolo, poi vi spiego cosa serve. Un pezzettino piccolo, ci serviranno tre pezzettini da 3 cm, 4 ciascuno, poca roba. Ci servirà poi lo scovolino. Aspettate che lo tiro fuori al sacchetto. Che magari poi non si veda bene che cos'è, ma credo che lo scovolino ormai lo conosciamo tutti. Ovviamente ce ne serviranno 8 perché le zampe del ragno sono sempre 8. E ci serviranno poi degli occhietti di plastica. Se non ce li avete, non preoccupatevi, potete utilizzare gli spilli, quelli con la pallina finale. Li applicherete e farete un giochino di colori se vi va. Altrimenti vanno benissimo anche solamente gli occhietti bianchi o colorati in base ai vostri gusti. Per quanto riguarda il tessuto, l'unica cosa che serve e che è necessaria è che sia un tessuto piuttosto elastico che vi permetta di tirarlo per dare la forma del corpo del nostro ragno. Io ho scelto della cinghia blu-nera. Ma voi potete scegliere anche del cotone nero. Quel che importa, come vi ho detto poco fa, è che sia assolutamente un materiale elastico perché dovrà diventare una pallina. Poi vediamo, ho dimenticato qualcosa, la lana. Servirà una lana scura da abbinare ovviamente al tipo di tessuto che avete scelto. Potrà essere della lana di cinghia, potrà essere come in questo caso lana comune nera. O potrà essere la lana, ripeto, se fate il ragno nero lo farete nero, se fate il ragno marrone lo farete marrone, in base al tipo di ragno che volete ovviamente realizzare, perché io vi do l'idea, ma l'opera, ricordatevi che siete sempre voi a crearla. Perciò direi che a questo punto è il caso di iniziare a lavorare. La prima cosa da fare è in assoluto preformare il nostro polistirolo, perché se le due palline fossero così, verrebbe il distacco ed è orribile da vedersi. Allora prenderemo il taglierino e taglieremo il culetto della nostra pallina, così.
Sto facendo piano perché ho paura di farmi male. Ecco qui il culetto della pallina, che poi andremo a sollevare un po'. La pallina, questa, la faremo un po' più in alto. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, dovremo tagliare anche in questo caso più o meno la stessa misura della pallina, del culetto, se così lo vogliamo chiamare. Eccola qua, in questo modo. Poi lo porteremo un po' più su, perché ovviamente è un po' più in alto. Ok? Allora, prenderemo poi il nostro cuoricino. Quello che ci serve è questa parte, formerà la testa, e noi andremo a tagliare la base, sempre utilizzando il taglierino o quello che preferite voi o usate abitualmente. Andremo a tagliare la parte finale, così. Sto facendo sempre piano per non farmi male, che lo sapete già che sono un disastro, e avremo tagliato il culetto anche del cuore. Qui andiamo avanti a culetti, oggi si fa culetti dappertutto. E praticamente questo l'abbiamo già fatto. Andremo ora a prendere il nostro tessuto, la nostra colla a caldo, che dovrebbe già essere pronta. Vediamo se sono fortunata, che lo sapete che il disastro rimane. Allora, potete, ve lo spiego subito, fare tagliare un quadratino, se avete voglia di fare un po' più velocemente, o fare come faccio io, che voglio fare un sistema più veloce. Andrò a mettere una punta di colla sul tessuto, ci appoggerò la testina del mio ragno e andrò dopo a tirare il tessuto nella parte dietro, in questo modo. Vedete, ho bloccato il tessuto qui davanti in modo che non si sposti, e dopodiché vado a tirare, e a man mano che tiro metto un po' di colla per bloccare il tessuto stesso. Faccio così e tiro per dare effettivamente la forma del cuoricino. Vedete? Si vede? Sì, c'è! Vado dall'altra parte e faccio la stessa cosa. Metto un po' di colla nel bordino e vado a tirare anche questo. Tiro perché devo formare il cuoricino. Ok? Perciò andrò a tirare tutti i lati. Ecco il perché il tessuto deve essere elastico, vedete? Questa è la forma che deve prendere, mezzo cuore, ma ricordiamoci che abbiamo anche la parte lì sotto, che è quella interna, quella che abbiamo tagliato. In questo caso ci basterà mettere un po' di colla in questo punto e un po' nel lato, nei due lati tagliati praticamente. Andremo a prendere il tessuto un'altra volta e lo porteremo su per fare il taglio, vedete? Semplicemente. Ora taglieremo l'esubero, aspettate che lo vado a incollare bene perché vado sempre di fretta e poi faccio danni. Ecco qui, lo faccio aderire bene perché prenda la forma. Taglio il tessuto in più con una forbice e vado poi a farlo aderire completamente nella parte posteriore del nostro cuoricino tagliato. Ecco qui, via il tessuto che non ci serve, e sposto il tessuto. Guardo un attimo se ho fatto bene tutto. Metto la colla nei punti mancanti, faccio bordino e tiro un'altra volta, eccolo qua. E abbiamo già dato la forma alla faccina del nostro ragno. La vedete? Aspettate, sono cose piccole, non riesco a... Eccola qua. Vado ad incollare tutto nella parte posteriore e ovviamente taglio gli esuberi. Perciò colla e premo, colla e premo, e vado avanti così finché ho incollato tutto. Incollate le parti interne, non incollate tutto il tessuto, altrimenti farà nella parte posteriore un brutto blocco che non piacerà a nessuno. Perciò blocco e premo. Poi vado a tagliare ancora gli esuberi perché diventi una forma piuttosto regolare. Cerco di farle aderire il più possibile, ok? In questo caso non è un grossissimo problema perché è comunque una parte che verrà nascosta. Perciò, fatto tutto, vado a bloccarla. Bloccato, bloccato e bloccato
e questo sarà il suo risultato. Questa è la testina del nostro ragno. E la mettiamo un attimo da parte. Andiamo a fare le palline. Con lo stesso identico sistema, prendo il mio tessuto da riciclo, prendo un attimo la misura di dove devo mettere la pallina, che sarà più o meno qua, metto la colla e blocco la pallina. In questo modo. Prendo il mio tessuto e comincio a tirare. Qui non me ne serve tanto, deve coprire questa parte, anche se resta bianca, non è un problema. Perciò andrò a mettere un po' di colla e andrò a tirare nuovamente il mio tessuto verso l'interno. In questo modo. È scuro, si vede un po' maluccio, ma cercate di vedere un po' oltre. E vado a fare la stessa cosa che ho fatto praticamente prima con la testina, con la palla, perciò andrò a far aderire tutte queste parti. Metto la colla, in questo caso faccio il giro, vedete, faccio il giro tutto intorno, così faccio aderire tutte le parti in un colpo solo, senza bruciarvi le mani, mi raccomando, e vado a tirare il tessuto verso la parte interna per formare il corpo del mio ragno. Tiro, tiro tutto, tiro qualsiasi parte, vado a tirarla il più possibile. In questo modo. Ho già la colla, perciò si fermerà. Tiratela e tiratela bene. Perché più è tirata, e meglio sarà il risultato. Ed eccolo qua. L'ho sporcato. A questo punto, esattamente come prima, prendo la forbice e vado a tagliare i pezzi in esubero. Vedete? Vado a vedere se non ho messo la colla, la metto e la porto in posizione. Ok? Esattamente come prima, non cambia nulla. Tiro e sollevo, tiro e sollevo. Ed ecco qua. La pallina è fatta. A questo punto, esattamente come ho fatto prima, taglio quei pezzettini troppo lunghi. Non vi ho dato misure, non vi ho dato quadrati, non vi ho dato cerchi, perché voglio che riusciate a farle tutti come al solito. Per me non hanno... Insomma, tutte siamo un po' creative. E è bello imparare anche, insegnare anche a chi magari non ha mai fatto nulla. Perlomeno il mio scopo è quello di darvi un nuovo hobby e una nuova passione. Vedete, vado a portare su, creando anche in questo caso una pallina. Vedete? Perciò taglio e butto i pezzi lunghi che non mi piacciono proprio. Ok? E vado a togliere questo, poi faremo anche altre cose per le feste di Natale, ok? E vado a bloccare tutto così, mettendo la colla anche all'interno e dando spazio al tessuto. Come vedete, la pallina è semplice da realizzare e anche in questo caso va benissimo. La metto da parte, passo alla palla più grande. La palla più grande, come la faremo? Indovinate un po'. Andremo ad appoggiare la palla, togliendo gli esuberi di stoffa che non ci servono, esattamente come prima. Poggeremo, vedremo quanto tessuto ci serve e andremo a bloccare la parte centrale. Perciò faremo un po' di colla nel centro e ci appoggeremo la pallina in questo modo. Fatto questo, io sto finendo la colla, me la preparo. Tanto lo so che cadrà fuori. Vado a fare come prima, metto la colla tutto intorno e poi tiro il tessuto. Non è importante che sia tutta la pallina piena di colla, perché tanto comunque la tireremo. Perciò andremo a tirare, poi giriamo la pallina e tireremo ancora e ancora fino a quando l'avremo avvolta completamente, esattamente come abbiamo fatto un minuto fa con l'altra. E abbiamo fatto la pallina, vedete? Il tessuto quando è elastico ci permette di fare un bel po' di cosine. Anche in questo caso vedo se ho attaccato tutto, perché io tanto qualche pezzettino vuoto di colla ce lo lascio sempre, altrimenti non sarei più Lucrezia. Tiro la palla, il tessuto e vado a formare la mia bella pallona.
per il sederino del mio ragno. Fatto anche il sederino del mio ragno, faccio la stessa cosa che ho fatto finora, ovvero vado direttamente a tagliare il tessuto in esubero per dare nuovamente forma a tutto il tessuto. Questo non mi serve già più, lo posso mettere da parte. Adesso vado a chiudere portando lì sopra, come abbiamo fatto finora, tutte le parti, e lo sapevo che cadeva, ve l'avevo detto, e tirando su nei punti in cui non è arrivata. Vedete, io lascio sempre i punti scattati, è un classico proprio, e poi devo ripassare. Metto la colla. Ok, ci siamo. Colla fino al punto in cui abbiamo tagliato praticamente. Ecco qui. E anche questo è fatto. Adesso devo bloccare tutta la parte in alto, ovvero quella che riguarda il centro del mio culetto. Ecco qui, perciò porto il tessuto, vado a bloccarlo nel centro per fare una struttura più o meno omogenea. Perciò metterò colla, colla un po' qua, colla un po' là, colla dappertutto per chiudere. Lo sapete, ormai mi conoscete, sono una collosa, metto colla dovunque, perciò ecco qui. Quando è chiusa, praticamente non ci sono più buchi, possiamo tagliare l'esubero del tessuto. Ed eccoci qua. Ora dobbiamo fare il visetto. Come si chiama il viso del ragno? O di qualsiasi insetto, si chiama viso o muso come quello dei cani? Ma non lo saprei proprio dire. Chissà se qualcuno di voi lo sa. Se lo sapete, scrivetemelo. E ci tengo, io leggo i commenti, eh? Ecco qui. Ecco qui. Ed ecco qui. Tutto chiuso. Premete bene con la mano, sempre attenzione a non scottarvi, in modo che diventi una struttura omogenea. Ed eccolo qua. Qui abbiamo il culetto, qui abbiamo la parte alta del ragno, che poi deciderete voi come attaccare. E qui abbiamo la testina, che ovviamente così è spoglia, ci mancano gli occhietti. Come faremo per gli occhietti? Innanzitutto sceglieremo che occhietti vogliamo mettere, se ce li abbiamo. Se no, come vi ho detto prima, usate degli spilli, va bene comunque. Che dite? Facciamo gli occhi gialli a questo ragno, perché questo glieli ho fatti trasparenti. Qui voglio fare i gialli, così non so neanche se esiste il ragno con gli occhi gialli, ma ce li metto lo stesso. Ecco qui, chiudo, giusto per usare i colori che ho. Allora, prenderò il punteruolo. Punteruolo lo trovate in tutti i negozi, non so se ci sia anche dei cinesi, non ve lo so dire. Ma sicuramente in qualsiasi negozio di maglieria potete trovarlo e non credo neanche abbia un costo elevato. Andrò a fare i due buchi necessari, ovvero quattro, perché gli occhietti sono quattro, per gli occhietti del ragno. Allora ne metteremo uno qui, visto a cosa serve il punteruolo, un altro qui e gli altri due un po' più su. Uno. E un po' più larghi anche, eh? Guardate che mi è scappato. Ecco qui. Ora prendo gli occhietti e li inserisco semplicemente. Visto il punteruolo? Uno, due. Poi per andare sul sicuro potete metterci un goccetto di colla, che io preferisco essere sicura, anche se avete visto erano molto sicuri. Metto un po' di colla. E ci metto l'occhietto, tanto il buco l'ho già fatto ed è già sistemato. Eccolo qua. Non ho unghie, perciò mi è un po' complicato, ma era per farvi vedere. Metto la colla, inserisco nel buco un po' di colla e poi ci attacco di nuovo l'occhietto. Tac, tolgo gli esobili di colla, tanto vengono via. Io ho gli altri due buchi, ve li ricordate? Metto un po' di colla.
e attacco il mio occhietto. Metto la stessa cosa dall'altra parte, un po' di colla, e ci attacco nuovamente l'occhietto. E la faccia del nostro ragno è fatta. Sapete che con gli occhi bianchi e gialli mi piace di più? Ah, vabbè, comunque. Come vedete è fatto il visetto del nostro ragno. Ora andremo ad attaccare il musetto del nostro ragno, ok, così, un po' più giù, perché la parte che abbiamo chiuso deve essere leggermente rivolta verso l'alto. Il ragno, come avete visto, ha più o meno questa forma, non è propriamente dritto con il corpo, ma ha il culetto leggermente più alto, ed ecco la ragione perché attaccheremo il visetto del ragno, visetto, musetto, quello che è, un po' più in alto, ed eccolo qua. Metto un'abbondante colla e vado a premere per farlo aderire bene. Lascio incollare, potete anche utilizzare un ferretto per attaccare la testa e il culetto. Per il culetto lo attaccherò sicuramente, per la testa non è propriamente necessario. Diciamo che si incolla anche sempre da sola, utilizzando semplicemente la colla normale e dando ovviamente il tempo di aderenza, altrimenti non si incollerà comunque. Visto? Allora vado a chiudere perché vedo dei punti in cui il tessuto è ancora aperto e vado a chiuderlo bene verso il centro. In questo modo attaccherò meglio il culetto adesso, fra qualche secondo. Vedete, vado ad appiattire questa parte in questo modo e qui sì, utilizzerò il ferretto. Ne taglierò un po', ho esagerato, un 3-4 cm dovrebbero bastare. E li attaccherò sul culetto in questo modo. Non è complicato, ve lo dico. È che sembra tutto complicato perché io ho problemi alle mani, ma già lo sapete, credo, no? Ecco, faccio così, così faccio un po' prima. Vado a forarlo in questo modo, ecco, se no non riesco ad inserirlo. Ed ecco qua. Ora è entrato, visto? Ecco qui, abbiamo inserito il ferretto e adesso andiamo a fare la stessa cosa anche di qua, facendo un buchino. Oh, sì, ce l'ho fatta, vado ad incollare per appiattire anche questa parte. Vedete? Vado ad appiattire bene. Ci vuole solo un po' di pazienza, niente complicato. Poi lo sapete che ho qualche difficoltà con le mani per via del tunnel carpale, ma non importa, facciamo tutto lo stesso. Le cosine piccole, ve ne siete accorti come mi volano via? Allora vado a rifare il buco perché già mi sono persa, eccolo qua. Vado ad inserire all'interno il mio pezzetto, vedete? Vado ad inserire, c'è inserito, e ci metto attaccato il culetto. Però prima il ferretto mi serve d'appoggio, ma la colla mi serve per il fissaggio, perciò vado a mettere tutto intorno la colla per fissare le due palle, ok? Poi se non c'è, dov'è il culetto? Oh, eccolo qua. Vado ad inserire all'interno i pezzi di tessuto che ancora non si erano stabilizzati. Tanto comunque devo spingere verso l'alto la palla perché il culetto sarà alto. Non è complicato, ve lo ripeto, ci vuole solo un po' di pazienza. Allora vedete, vado a spingere bene perché si attacca il culetto leggermente più in alto, vedete? È semplice, ci vuole solo pazienza, perché nei miei lavori ci vuole solo pazienza. Non faccio mai niente di complicato. Ecco qui. Vedete, sto mettendo con la colla. Faccio l'utile e il dilettevole. Sistemo il tessuto all'interno e poi ci metto. Ok, va bene. E poi blocco. Una volta bloccato, il ragnetto praticamente è fatto.
vedete? Ci mancano le zampe, che sono l'ultima parte. Per fare le zampe ve lo spiego subito. Attenzione, andrò a prendere gli 8 scubidù, perché essendo 8 le zampe mi serviranno 8 scubidù. Perciò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vado a fare questo lavoro, che è semplicissimo. Piegherò a metà i miei scubidù. Ovviamente, se fate dei ragni grandi, vi serviranno due scubidù così lunghi e li avvolgerete uno all'altro. Ma noi stiamo facendo più piccolo, perciò faremo questo. Gireremo su se stesso lo scubidù. Non è necessario neanche che sia fissatissimo, perché comunque non dovrà essere di sostegno, servirà solamente a fare l'effetto zampa. Vado a fare la stessa cosa con tutti gli scubidù, perciò piegherò a metà e poi avvolgerò su se stesso tutto lo scubidù fino alla fine, in questo modo. Niente di complicato. Realizzati gli 8 scubidù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dovremo rivestirli con la lana. Perciò qui entra in gioco il nostro gomitolo, che 2 secondi fa ho preso la parte iniziale e naturalmente l'ho persa 2 secondi dopo, ma vi pare permesso. Ok. Eccola qua, visto che c'era. Mannaggia. Allora, devo fare semplicemente questo. Prendere la parte dove c'è la piega, dove abbiamo piegato a metà, e mettere una punta di colla. Fatto questo, prenderò il mio gomitolo e lo appoggerò sopra la colla e comincerò a girare su se stesso. Vedete? Dal punto in cui ho messo la colla, io sto scendendo semplicemente girando intorno la lana sul piedino, cercando di non lasciare macchie bianche. Se poi siete fortunati e trovate lo scubidù nero, potete anche evitare di fare questo passaggio. Vi basterà prendere lo scubidù nero e piegarlo a metà e girarlo su se stesso per avere l'effetto zampa. Vedete, vado a girare cercando di lasciare meno macchie possibili bianche e farò questo praticamente su tutti i piedini o zampette, come le volete chiamare voi, del mio ragno. Andrò ad avvolgerlo quasi completamente e adesso vi spiego perché. Perché la parte finale mi servirà da inserire all'interno del ragno stesso. Vedete, faccio tutto il passaggio e vado a raggiungere un bel po' di spazio nelle mie zampine. In questo modo, lasciando libero solo l'ultimo pezzo che mi servirà di incastro alla zampa, perciò mi fermerò qui più o meno 1,5 cm. Faccio questo e vado a bloccare la lana. Prenderò la mia forbice e taglierò via la lana in più. E farò lo stesso con tutti i piedini, perciò partirò dalla punta, andrò con la lana girando tutto intorno fino ad arrivare più o meno a 1,5 cm finale, che lascerò libero dal gomitolo. Ed eccoli qua, avvolti tutti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, e abbiamo fatto le zampe. Ora ovviamente le zampe dovranno prendere questa piega. Come si fa? È semplicissimo. Si piega la parte finale in questo modo, si fa un punto e lo si fa in tutte le zampe, più o meno nel centro di quel che resta, diciamo 2 cm, la metà, e la zampa è fatta. Ora, per non sbagliare, facciamo così: appoggiamo sempre una base in questo modo, per non fare misure diverse, e prenderemo sempre spunto da quello fatto in precedenza. Perciò appoggeremo, faremo la prima piega,
arrivati a questo punto faremo la seconda e andremo avanti così fino a quando ovviamente le avremo fatte tutte. Avete piegato tutte le zampe? Eccole qua! E adesso riprendiamo il nostro punteruolo, perché dovremo applicarle tutte e 8 nel resto di ciò che abbiamo fatto finora, ovvero il corpo del ragno. Ricordatevi che ne vanno sempre 4 da un lato e 4 dall'altro. Perciò prendiamo il nostro ragno, prendiamo il nostro punteruolo e cominciamo a puntellare. O meglio, andremo prima nella parte alta del nostro ragno, meglio la pallina più piccola. E faremo un punto avanti e un po' più indietro. Un punto in avanti e un po' più indietro, non arrivate alla punta, mi raccomando, ma rimanete sempre nella parte centrale. Perciò andrò a fare la stessa cosa anche dall'altra parte, ma prima mi prendo la misura, ovvero faccio questo. Inserisco la colla, prendo la prima zampina e ce la infilo dentro. Con un po' di pazienza, mi raccomando, infilatela all'interno il più possibile, perché dovrà ovviamente nascondersi la parte bianca. Perciò piano piano andate a infilare all'interno e guardate che è uscita, ma vi pare permesso? Allora, fatto malissimo, vado ad inserire la colla, di che riprendo il pezzo e ce lo infilo sempre dentro. Eccolo là, visto, l'avevo attaccata male e la prima zampa è fatta. Vado nel secondo buco e faccio la stessa cosa, metto la colla, prendo la mia zampa e ce la inserisco dentro. Ovviamente la parte piegata sotto dovrà stare sotto. Ecco qui, sempre con pazienza, eh? Non abbiate mai fretta e spingete dentro la zampa. Ed eccola qui, anche la seconda è appesa. Vado a fare con la terza la stessa identica cosa. Vado nel buco, inserisco la colla, prendo il mio scovolino raddoppiato, piegato e rivestito e ce lo inserisco dentro. Eccolo qua. E tre. Poi mi manca l'ultimo buco. E faccio tac. E inserisco anche questa zampina. Se non è avvolto bene, alla fine giratelo bene, se no vi capita come me, che poi non vuole entrare nel buco, visto? E ce lo mettiamo lo stesso, perché tanto vinco io. Ecco qui. E il fatto è che lo scovolino è morbido, perciò fa presto a cambiare posizione. E io se lo faccio girare dentro, guardate un po'. Se non vuole entrare, non dategliela vinta, ma vincete voi. Ci mettete di nuovo la colla, riprendete la piedino qua e tacchete, visto? 1, 2, 3 e 4. Ora vado dall'altra parte e faccio la stessa identica cosa. Perciò prendo più o meno le misure, vedete? Tac. L'ho detta alla milanese. Tac. E l'altra zampa più o meno qua. Ok. Vado subito ad attaccarle perché adesso ho le misure. Perciò metto la colla, prendo lo scovolino, faccio girare, lo inserisco dentro e poi premo. Perché tanto vinco io, lo avete capito, eccolo là. E un'altra zampa attaccata. Poi vado nel buco che ho appena fatto. Ci metto la colla, prendo lo scovolino, lo giro su se stesso, perché la parte finale è più importante, deve essere a punta. Inserisco lo scovolino all'interno e premo fino a raggiungere la misura corretta. Ed ecco qua. E un'altra zampa. Controllo bene. Oh no, c'è andato, c'è andato. Prendo il mio punteruolo e vado a fare la misura questa volta davanti. Perciò una e due. Prendo i miei scovolini. Questa volta li giro prima, così non mi fregano, eh? Ho una. Ho due.
metto la colla. Poi, se volete cambiare, magari fare tanti ragni diversi, potete anche disegnare il ragno utilizzando dei pennarelli indelebili o della pittura e fare, che ne so, volete fare il ragno tigre, farete le striature direttamente sulla pancia, che è questa. Se invece volete fare il ragno croce, farete la croce e via via così. Potete disegnarlo, sfumarlo oppure fare tanti puntini. Dov'è? Avevo perso il buco, lo sapete? Ecco qui. E insomma, così non è una cosa complicata e soprattutto vi potete sbizzarrire con tutte le idee che vi vengono in mente. Perché è una cosa carina. È un po' dispettosa la zampina, eh? Tanto vinco io lo stesso, vinco io, eccolo là. Eccolo. Premiamo la zampina fino a quando arriva dentro, perché non deve vincere lei. Poi ovviamente ripulite il ragno e mettete a posto quello che non va bene, perché ve l'ho sempre detto, un lavoro non è finito finché non è stato ripulito a dovere. Fate aderire bene la zampa e poi ripulite il vostro ragno. E ho il telecomando, eh? Questo è il ragno finito, che come vedete è piuttosto grande. Ma se volete essere pignoli, tanto sistemerete le zampette tutte nella stessa posizione, in modo che rimanga in piedi, mi raccomando. Ecco qui, ricordate che due sono rivolte verso l'alto, di qua, e due sono rivolte verso il basso. Come vi dicevo prima, potete fare tanti puntini col pennarello, per dare un effetto un po' più pelo, ecco, visto che a ciniglia funzionerà bene. Vedete? Poi magari se siete pignoli potete anche ripassare tutti i punti in cui si vede il bianco, perché gira gira, ma ve lo faccio vedere come viene finito. Se io vado a ripassare tutti i punti bianchi, posso anche passare la pittura per fare prima, eh? Non l'ho fatto sullo scovolino semplicemente perché se l'avessi dipinto diventava duro e non era più facile da lavorare. Però ve lo faccio finire finito. Ecco qua. Così è bello ripulito e si vede bene il risultato. Vi basterà un semplicissimo pennarello indelebile con il quale passare tutti i punti in cui ci sono le strisce bianche. Guardate, faccio ancora qualche puntino qua e là, giusto per dargli l'effetto ragno. E se ho qualche macchietta di colla, la tolgo col pennarello. Ecco qui. Non è che ci voglia tanto. Tutto può essere sistemato, lo sapete. Guardate un po'. Io adesso faccio proprio con voi per farvi vedere che vado semplicemente a utilizzare questo sistema e niente di più. Per ripulire le varie macchiette bianche o le varie sporcate di colla, perché può capitare, soprattutto quando, come al solito, io vado veloce e ho il tempo contato per fare il video, cercando di farlo il più breve possibile. Io lo finisco e poi ve lo faccio vedere. Ed ecco qua, dopo che col pennarello ho fatto qualche puntino qua e là e tolto le macchie bianche, guardate un po' il risultato. Molto carino. Sia che lo mettiamo sopra per fare uno scherzo a un amico o un'amica, magari lo mettiamo sopra qualcosa, sia da appendere al muro, ve lo faccio vedere al muro qui appeso. Oppure, come vi dicevo, su di una ragnatela, su di un telo, su di una tenda, su un qualsiasi punto voi vogliate per decorare Halloween. Ed eccomi qua con i ragni per Halloween. Sono carini, che ne dite? Poi ovviamente, come al solito, decidete voi, tessina più su, tessina più giù, in base alle vostre preferenze. Comunque sia, possono essere variati, possono essere fatti in modo diverso, però l'idea è molto carina. Che ne dite? Sono sicura che per questo Halloween
Ne vedrò tanti in giro di questi, o almeno me lo auguro, perché vuol dire che il video è proprio piaciuto. Vedete? Posso appoggiarli al muro, magari metto un filo da pesca attaccato, oh, è vivo, già se ne vuole andare, eh? Così, oppure così, in modo più minaccioso, insomma, come preferite voi. Sono molto carini e decorano un sacco per Halloween, o magari anche come giochi. Chi ha detto che non è possibile farli? Allora, io ho finito il video. Spero non vi siate annoiate e annoiati, lo spero tanto. Spero vi sia piaciuta soprattutto l'idea e anche il video, che siano facili le spiegazioni, che abbiate capito tutto. E se così non è, scrivetemi pure su Messenger. Io sono Lucrezia Frater, mi trovate su Messenger e sicuramente vi rispondo, non c'è problema. Perché io ci sono quasi sempre. Comunque adesso veniamo al sodo. Allora, io spero che finora i video che ho realizzato vi siano piaciuti tutti. E se non tutti, quasi. Spero di esservi risultata simpatica. E volevo chiedervi a questo punto un favore che è importantissimo. Se volete vedere più video nel mio canale, nel senso che volete che vi proponga altre idee sempre di più e sempre più vaste, ho bisogno del vostro aiuto. Necessito assolutamente di tantissime visualizzazioni per far sì che questo diventi anche un lavoro, ovvero io porto le idee nelle vostre case, voi le realizzate e siamo tutti più felici. Spero che l'idea sia questa. Perciò, se vi sono piaciuti i miei video, vi sono piaciute le mie idee, non solo iscrivetevi, mi fa piacere che diventiate sempre più numerosi senza ombra di dubbio, ma aiutatemi a crescere con le visualizzazioni, ovvero proponetemi ad amici e parenti, a tutti coloro che conoscete, in modo che il mio canale sia visto di più di quello che hai visto finora. E solo voi. E solo voi, e niente più che voi, potete aiutarmi. Perciò fatemi conoscere al mondo, aiutatemi, vedete i miei video e fateli vedere a chiunque. Conto su di voi, con tanto affetto e con tanta speranza. Un bacione grosso grosso. Ciao, buona giornata. Ciao ciao.